Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi perché il 95% dei batteristi, 95% è un numero un po' a caso, ma più o meno secondo me siamo lì, il perché il 95% dei batteristi non conosce veramente, non sa suonare veramente Come Together dei Beatles, non sa veramente quello che faceva Ringo Starr nella batteria di Come Together dei Beatles. Oggi voglio spiegarvi tutto questo insieme a questa batteria pazzesca che mi è appena arrivata da strumentimusicali.net. Mi è arrivata una batteria, come potete vedere, in stile completamente vintage della Pearl. Si tratta della President Deluxe, che è una batteria fatta apposta da Pearl per i suoi 75 anni. Una batteria appunto vintage, ma con tutte le migliorie delle nuove batterie, quindi una batteria dal suono vintage ma con tutti i blocchetti, legni, modifiche fatte alle batterie negli anni eccetera eccetera eccetera, tutto nuovo, quindi è una figata. Adesso ve la voglio fare assolutamente sentire e ho detto, dato che è una batteria vintage, perché non fare qualcosa di vintage appunto. Quindi volevo spiegarvi già da tempo com'è Come Together, perché mi sono trovato a doverla suonare, a doverla registrare, e ho detto cacchio, non pensavo fosse veramente così, ha un sacco di cose che non vi aspettereste mai, e quindi appunto oggi andiamo a vederla nel dettaglio. L'unica cosa che vi chiedo però è quella di prendervi un secondino di tempo per iscrivervi a questo canale e supportarmi se vi piacciono queste tipologie di video, questi tutorial, queste recensioni, tutorial e recensioni insieme, come in questo caso in cui vi faccio vedere la batteria, ma intanto vi spiego anche Come Together. Cioè, fatemi sapere, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così almeno mi supportate e posso continuare a portare sul canale tutte queste belle cosette, queste belle batterie, piatti, eccetera, eccetera, eccetera. E cliccate la campanella, fate tutte le cose. Ovviamente, se vi interessano i miei corsi, se vi piace il mio modo di spiegare, sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei corsi. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link per acquistare su strumentimusicali.net o per avere altre informazioni di tutti questi strumenti, batteria, piatti, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che ho già parlato abbastanza, quindi mando la sigla e partiamo veramente con Come Together. Quindi partiamo subito da Come Together, poi pian pianino vi parlo un po' di questa batteria, vi dico un po' di cose. Allora, prima cosa di Come Together. Cantato benissimo, ovviamente. Allora, è l'inizio, ovviamente tutto in terzine. Allora, qua io vi consiglierei di farlo su un bordo di un tamburo, che potrebbe essere quello del rullante, quello del tom. Oggi lo farò sul tom, perché a me ricorda un pochettino più la sonorità di un bordo di un tom. Poi, in realtà, nella realtà di come sono andate le cose, non credo che sia stato fatto su un bordo di un tom, credo fosse una percussione esterna, poi capiremo anche il perché. Quindi, qui possiamo farlo ovviamente tutto a mani alternate, quindi con la cassa ogni terzina. Oppure possiamo anche andarlo a fare in un altro modo che sinceramente a me piace di più, cioè destra, sinistra, sinistra. Qua, subito dopo questa cosa, c'è il Charleston che fa ti 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 ti, questo. Oggi canterò un sacco e quindi mi dispiace per voi. Quindi, il Charleston, non tenetelo troppo. Questo non c'è. Lo sento sempre fare ti 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 ti. No, il Charleston di Come Together è fine, finisce lì, quindi. Adesso però fermiamoci un attimo, perché c'è un problema di suono, cioè che è un problema per Come Together, non è un problema per questa batteria, cioè sentite la cassa. È molto bella perché è molto vintage come suono, ma io la voglio un pochettino più stoppata e questa Pearl mi dà la possibilità di suonarla vuota come in questo caso, ma anche di riempirla. E voi mi direte, sì vabbè, basta che la riempi, gli metti qualcosa. No, perché aspettate, guardate qua. Eccolo qua, cuscinetto apposta per andare a stoppare la mia cassa. Questo è molto figo ed è dato insieme alla batteria,
perché in pratica, come vedete qua, c'è del velcro e il velcro c'è anche proprio nella cassa, già attaccato. Quindi noi andiamo ad attaccare, adesso andrò ad attaccare il mio velcro all'interno della cassa e sentiamo subito la differenza di suono. Ve lo faccio sentire ancora una volta senza. Così è completamente vuota, vado. E così è con il cuscino inserito. Ovviamente lì la decisione sta a voi, se volete una cassa più boom, 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 quindi vuota, oppure una cassa più stoppata. Lì potete decidere voi. Quindi... e ci siamo con la prima parte di Come Together. Nella seconda parte c'è la questione dei tom e qui c'è una parte che nessuno sa, o almeno appunto il 95% dei batteristi non sanno, e cioè che Come Together non è questa cosa qua. Non è assolutamente no, non suona in questo modo, ma suona in questo modo. E voi mi direte: impossibile, non è possibile che faccia questo. Ebbene sì, fa questa cosa qua. Quindi tom e poi timpano e poi tom timpano, tom timpano, tom timpano. Quindi state attenti, ascoltate la registrazione se non credete a quello che vi dico io e vedrete che sarà proprio così. È pazzesco, ma è proprio così. La cosa bella, perché mi piace questa cosa che vi spiego un po' Come Together e un po' modifichiamo i nostri suoni della batteria. La cosa che voglio fare adesso però è andare a tirare un po' con la mia chiavetta il tom, perché secondo me è un pochettino troppo basso di intonazione. In questo modo, e devo dire che tra l'altro tiene molto bene l'intonazione questa batteria. Questa batteria, giusto perché non ve l'ho detto, è una batteria composta da cassa da 22x14, quindi cassa un po' più stretta, molto 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 carina, tom da 13x9 e timpano da 16x16. I fusti di questa batteria sono in Lawan, sono 6 strati, in tutto 7,5 mm, con delle pelli montate remo di quelle con il dot in mezzo, quindi anche in questo caso molto molto vecchio stile come pelli. Devo dire che il suono è effettivamente molto vintage. La cosa molto bella, molto molto interessante di questa batteria è che, come potete vedere qua, noi abbiamo anche la sordina interna. Quindi a noi ad esempio il timpano così piace, ma lo vorremmo un pochettino più stoppato. Sentite, molto più stoppato, e la sordina è già interna, quindi abbiamo questo feltrino che si alza pian pianino e possiamo stopparlo tranquillamente come vogliamo. Anche il tom ovviamente lo possiamo stoppare. Sentite, molto più stoppato. In questo caso io voglio un suono abbastanza stoppato per fare una batteria un pochettino più alla Ringo. Poi qua, oggi non sono qua a dirvi come fare il suono per risultare come Ringo, ma con questa batteria vintage voglio andare ad avvicinarmi comunque il più possibile al suono con quello che posso fare con questa batteria, senza andare ad aggiungere niente. Questa batteria mi permette di avere molti timbri, poi con queste sordine veramente la gamma timbrica aumenta ancora di più. Adesso è una batteria molto sordinata. Quindi rifacciamo Come Together fino a quel punto. Cosa molto importante di questa parte
è che quando partite col tom, per riuscire poi a fare quel giochino titu, dovete partire con la mano sinistra. Perché altrimenti dovete fare un casino pazzesco. Quindi partite con la vostra mano debole, ricordatevi. Poi, ovviamente, qua la canzone comincerà e andremo avanti con timpano e cassa. Ma secondo me la parte veramente importante che appunto troppi batteristi non conoscono è la prima parte. Tutti pensano in un modo, poi in realtà se la vai bene ad analizzare è un'altra cosa completamente. In tutto questo però non vi ho parlato di due cose. Prima cosa, non vi ho parlato dei piatti che ho qui con me oggi, e cioè questi piatti che a me piacciono tantissimo, veramente, questi K Custom Dark. Ho un Charleston da 14 pollici e un Ride da 22 pollici. Allora, il Charleston, come avete sentito, è super pastoso e quando facciamo questa cosa che canto sempre benissimo, ma quando facciamo il Charleston di Come Together, aprendolo un pochettino, pochissimo, è subito molto pastoso, non è questo. No, questo non è bello. Lasciate semplicemente il vostro piede del Charleston, il piede sinistro, anziché tenerlo così, lasciatelo appoggiato col tallone sul pedale del Charleston. E vedrete che subito il suono andrà un pochettino più avanti e avrete questo suono pastoso. Con questo Charleston viene veramente veramente bene, devo dire. Infatti l'ho scelto apposta, non a caso, perché secondo me è proprio il suono figo, un pochettino più basso, infatti Custom Dark. Molto 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 interessante, trovate tutto in descrizione ovviamente. E poi voi vi starete chiedendo perché hai comprato anche un Ride. Perché hai preso un Ride da strumentimusicali.net, che non ho ancora ringraziato per avermi mandato tutta questa roba? Grazie mille strumentimusicali.net. Questa è una batteria veramente che volevo provare e quindi grazie. Grazie. Non dico altro. Il Ride l'ho preso perché il Ride c'è all'inizio di Come Together. Il problema è che noi abbiamo già tutte le mani occupate. Come facciamo a suonare il Ride e soprattutto dov'è il Ride all'interno di Come Together se noi stiamo facendo questo? Il Ride praticamente è insieme alla cassa. Quindi, oh, il suono di questo Ride è senza senso, ragazzi. Mamma, faccio solo un attimo un groove. È impressionante questa cosa, è impressionante. Fatemi sapere se volete altri video in cui suono questi piatti qua e vi spiego bene questi piatti qua, perché oggi siamo un po' più sulla batteria. Ma fatemi sapere perché veramente sono tra i piatti migliori probabilmente che abbia mai provato. Sentite? Mamma mia, oggi sono preso veramente bene in generale. Piatti e batteria mi hanno fatto prendere molto 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 bene e credo si veda. Comunque, torniamo a Come Together, dobbiamo andare a suonare due Ride sulla cassa. Quindi come facciamo? L'unico modo è quello di andare a sovraincidere il Ride. Quindi mi è capitato una volta di dover registrare Come Together, ho registrato questo. E poi dopo, sulla mia registrazione, sono andato a fare questo.
Il problema è che nel momento in cui noi la dobbiamo suonare live, diventa veramente difficile andare a suonare tutta questa roba, perché dovremmo avere un braccio in più per suonare Tide. Ma mi sono inventato un metodo per riuscire a suonare, un metodo un po' più tecnico, per riuscire a suonare tutto quanto, compreso Tide, i bordi, eccetera. Allora, si può fare in due modi. Il modo un po' più semplice è quello di andare semplicemente, anziché a suonare destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, sinistra sul bordo, si sposta la mano destra sul ride e si fa. E questo è una possibilità. Altra possibilità, secondo me, migliore per non perdersi niente, è quella praticamente di andare a fare un rudimento chiamato Swiss Army Triplet. Questo è già una cosa un pochettino più avanzata. Swiss Army Triplet è questo. Flam di destra, destra, sinistra. Fa, ride e bordo. Andandolo a fare però flat il flam. Il flam flat significa che andremo a suonare unisono tra le mani. Quindi unisono, destra, sinistra. Unisono, destra, sinistra. È un po' più difficile tecnicamente, però non ci perdiamo nessun colpo. Quindi, questo è Come Together. Ovviamente Ringo non si è messo a dire ma quasi quasi faccio il flat flam, così almeno... No, questa roba non credo proprio l'abbia detta. Però questo è un modo per cercare di capire come portare live un pezzo come questo senza dover dimenticare nessuna parte della canzone. Ovviamente non sono stato qua a dirvi il portamento, il modo di suonare, perché quello ovviamente dovremmo fare altri 63 video per parlare del portamento di Ringo, ma volevo appunto spiegarvi veramente come erano i colpi almeno di questo pezzo, perché secondo me è molto importante e appunto ho visto che tanti molto spesso sbagliano proprio l'approccio e il modo di suonarlo. Ultima cosa che vi voglio ancora dire di questa batteria è che prendo ancora un pezzettino, perché, anzi in realtà ultime due cose, cioè per prima cosa che attaccato a questa batteria, oggi non l'ho fatto perché da questa parte avevo il ride e conviene non mettere un piatto così pesante sulla cassa, ma essendo una batteria vintage, una volta si mettevano spesso dei piatti attaccati alla cassa, quindi voi avete un attacco proprio sulla cassa, vi viene data anche in dotazione quest'asta qua, da attaccare alla cassa, potete tranquillamente andare ad attaccargli un piattino. Appunto, vi consiglio di mettere uno splash, un crash, ma non mettetegli il ride perché va a pesare sulla cassa, lo tiene, però non è il massimo con il passare del tempo. Questa cosa qua, e in più la batteria, come potete vedere, viene data senza rullante, ma il rullante, volendo, può essere acquistato a parte. Quindi, come vi ho detto, vi lascio tutto quanto in descrizione. Io voglio ringraziare, oggi non l'ho fatto vedere, ma vado a prendere la scatola perché mi piace, strumentimusicali.net, che appunto come sempre mi dà la possibilità di fare un po' tutto quello che voglio, di portare sul canale tutto quello che voglio, e niente, in realtà è che mi piace la scatola bianca, quindi mi piace farla vedere eccetera, perché appunto è una scatola un po' diversa, non è la solita roba che dici vabbè, lasciamo stare, sto un po' divagando come al solito alla fine di ogni video. Quindi con questo appunto grazie mille veramente strumentimusicali.net. Voglio che mi scriviate nei commenti cosa ne pensate di questo video, cosa ne pensate di questa batteria, cosa ne pensate di questi piatti, se ancora volete vederli sul canale, perché secondo me potrebbe meritare, ma non voglio dire niente, quindi decidete voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine di questo video. Vi do appuntamento vi do appuntamento al prossimo di video, e quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Dovevo dire qualcos'altro, ma non mi ricordo. Forse no. Che figata sta batteria. Sono veramente contento di aver fatto questo video. Ciao!